1994, Lillehammer, Silvio Fauner. A te, tra i quattro, è toccato lo sprint. E che sprint? All'ultimo respiro è stata Italia. Grazie Silvio, grazie ragazzi. L'eroe di quella staffetta. Erano in 200.000. Erano accampati da tre giorni, con le tende, le famiglie, i bambini, aspettavano la grande squadra norvegese. E poi siete arrivati voi. Sì, siamo arrivati noi all'ultimo metro. Ci aspettavano, la squadra di casa, c'erano 200.000 spettatori all'interno dello stadio, gran parte norvegesi con tutte le bandiere che aspettavano appunto non questa volata perché speravano di sbrigarsela prima. Che Deli arrivasse da solo. Esatto, e che vincesse in solitaria. Questo non è venuto, si sono preoccupati un attimino fino all'ultimo metro dove purtroppo per loro, per fortuna per noi, abbiamo vinto e c'è stato un silenzio di tomba in tutto, in tutto lo stadio, però dopo qualche secondo è partito un grandissimo applauso, veramente da una nazione, da un popolo molto sportivo. molto sportivo. Infatti questo volevo sottolineare, che un pezzettino di questo premio Fair Play è anche per tutti i tifosi norvegesi, che in quella situazione, dopo un attimo di sbandamento, hanno cominciato ad applaudire gli italiani e li hanno portati in trionfo. Dovunque voi andaste eravate salutati come i grandi vincitori, forse della medaglia più importante di quei giochi. Ma sicuramente era, per loro era la medaglia più importante. Hai detto bene te, perché dopo qualche secondo è partito questo grandissimo applauso. Ma poi anche nel corso di tutta la giornata, nel corso di tutte le Olimpiadi, ogni norvegese che trovavi per strada si complimentava, cosa che purtroppo non succede dappertutto. Allora ricordiamo gli altri tre: Maurilio De Zolt, Vanzetta, Albarello, Silvio Fauner. Senti, lui dice che la vittoria più bella forse è stata quella nella 50 km l'anno dopo ai mondiali di Thunder Bay. Non lo so se sia vero. Però provi a farci rivivere in 3 secondi quello che hai pensato in questi ultimi 100 metri a Lillehammer. Io ricordo quello che ho pensato io, quello che abbiamo pensato noi. Ma io non è che ho fatto un ricordo, non è che è un ricordo grandissimo. No. Io mi sono programmato tutta la gara i giorni prima e speravo di arrivare in quella situazione, in quel punto là. All'imboccata dello stadio, all'ultima curva, ho mirato una cosa, la linea del traguardo, e non ho pensato a nient'altro. Allora, sei stato messo ultimo nella staffetta perché hai questa dote di sprinter. Sandro Vanoi, se non ricordo male, era il direttore tecnico e puntava molto su questo. E avevate fatto dei calcoli. Se i cambi avvenivano entro determinati secondi, voi avevate delle possibilità, attenzione, di andare a medaglia, non di vincere. E tu, quando hai capito che invece la possibilità era di salire sul gradino più alto? Ma diciamo che le calcoli noi giorni prima li abbiamo fatti. Ci ha scombussolato un po' tutti i piani il primo frazionista De Zolt, perché noi speravamo che arrivasse con al massimo 20-25 secondi, mentre lui è arrivato con 8 secondi, quindi era tutto di guadagnato. Ha spinto avanti il vecchietto Maurilio. Esatto, era tutto di guadagnato. Albarello in seconda in un paio di chilometri ha agguantato i due davanti e poi Giorgio Vanzetta ha mandato il cambio insieme al norvegese, insieme al finlandese che si è staccato subito. Allora anche tu, lo stesso destino di Gustav Töni, da campione, da olimpionico a direttore tecnico. Tremano i polsi, eh? Più facile fare l'atleta?
Ma devo sicuramente dare ragione a Gustavo, è molto più facile fare l'atleta perché ti gestisci come vuoi te e hai solamente la tua responsabilità, tra virgolette, mentre da direttore tecnico hai la responsabilità di un'intera nazionale, quindi l'impegno e la preoccupazione è triplicata. Allora, premio Fair Play 2009 a Silvio Fauner viene consegnato da Alberto Milli. Diploma di ambasciatore Fair Play invece dal professor Giovanni Tricca, presidente della Camera di Commercio di Arezzo. Silvio Fauner, grazie. Buonasera.